Il trasformismo è sicuramente stato un male della politica italiana. Poi bisogna vedere chi ha cambiato idea e perché ha cambiato idea, perché voglio dire, innanzitutto distinguiamo se qualcuno ha cambiato idea singolarmente o ha cambiato idea nell'ambito di un processo politico. Poi distinguiamo se chi ha cambiato idea ci ha rimesso o ci ha guadagnato. Questo credo che è una valutazione che vada fatta. È chiaro che uno che cambia idea per diventare sottosegretario è una persona di un certo tipo, uno che cambia idea per costruire un progetto innovativo, nuovo, diverso, è un'altra cosa. Io penso che il trasformismo debba essere pesantemente sanzionato dagli elettori, ma gli elettori lo hanno già fatto, non ce lo dimentichiamo. Insomma, io voglio vedere Berlusconi che mette nelle sue liste Scilipoti, quando scopre quanto perde Scilipoti, gli apre un mega palazzo di scuola di agopuntura e risolve il problema, perché voglio dire, quanto costa elettoralmente candidare uno Scilipoti?